tu hai citato Vasari, deistituzionalizzare è fondamentale, rompere le gabbie delle istituzioni totalizzanti, persino gli ospedali stanno parlando. No, sulla deistituzionalizzazione, una fase interessante, è morto Eugenio in un luogo. Bisogna partire dai non luoghi per capire qualcosa che vale dappertutto. Guardate che lo scontro della società civile che adesso vince è il fatto che si sta istituzionalizzando la povertà, si sta istituzionalizzando tutto, e all'intorno a questo noi non riusciamo più a aprire, invece partire dalla povertà. Il consumo, si stanno consumando prestazioni, sta vincendo una cultura a questo livello drammatico. Consumare significa questo, si consumano anche gli uomini, si inventa continuamente. Su questo, deistituzionale vuol dire liberare. Io ho questa età, tanto mi sento più giovane ancora, nel futuro, deistituzionalizzare vale per tutti gli aspetti. Vale per, si sta distruggendo la legge sul disarmo, l'inserimento a scuola, le battaglie fatte in quegli anni dove c'era l'inserimento dei disabili a scuola. Sul lavoro, a tutti i livelli. L'istituzionalizzazione entra dentro come mentalità, sul carcere, a tutti i livelli. Queste battaglie sono battaglie culturali, che è la vivacità del terzo settore, se no se ne crea nella società. Questo luogo qui, dove si apre, si benedicono i luoghi, dove si confinano le persone. Abbiamo bisogno di riaprire continuamente, sconfinare e portare sulla sperimentazione. Allora abbiamo bisogno solo per questo del dialogo non violento, delle dinamiche della pace, della mitezza, della giustizia riparativa, non della giustizia in termini di ordine pubblico. Qui si insinua dentro una capacità di alternativa. Però noi che viviamo la ricchezza come bene, lo dico per me da prete, spero che adesso benedico prete. Benedire perché di fatto è estremamente importante cogliere questa dimensione, che è quella del capire che dentro alcune situazioni ci sta il bisogno di innovare, di cambiare, che la povertà è il povero, entra una beatitudine. Oggi sembra che sia la ricchezza il consumo. Si consuma tutto, si consumano anche i farmaci. Infatti i farmacisti sono diventati la categoria che sta guadagnando di più. Abbiamo bisogno assolutamente, il consumo sta diventando tutto. E la ricchezza sta diventando la meta del desiderio. Non si riesce più a dire che il tema dei miei genitori mi hanno insegnato la dignità della povertà. Vissuto in una casa dove c'era certamente i servizi fuori sul palatino, in casa mia c'era la cera, mia madre ha insegnato la dignità della povertà, la bellezza della povertà, sempre parole folli, quando rimesse come valore aggiunto, e poi consegnano a noi il senso forte che è quello importante e significativo. Vale la pena di appassionarsi con la sobrietà della vita, il consumo, la quantità, lo sviluppo, che sono valori importanti, educativi, e stanno dentro nella formazione di quello che si chiama terzo settore. Riapriamo le gabbie del terzo settore.